Cosmonauti e bentornati sul canale. Bene, oggi proseguiamo il discorso che abbiamo iniziato con la prima parte del video precedente, relativo quindi alla trilogia della famiglia, relativa appunto al nostro Cavaliere Oscuro, al nostro Batman. Se vi ricordate bene, la prima parte, se l'avete vista, vi dico che parlava di una morte in famiglia, quindi una storia molto blasonata, molto conosciuta, che non ha bisogno di presentazioni. Se non l'avete visto ancora, vi invito a recuperarlo e lo trovate sul canale, anzi, e ve lo metto qui sotto in descrizione, in bacheca. Proseguiamo quindi oggi con un altro caposaldo, ma purtroppo che passa sempre in sordina rispetto alla storia precedente, ovvero Batman anno 3. Perché anno 3? Perché questa storia qui parla appunto del terzo anno di attività del nostro Cavaliere Oscuro. Questa dicitura è stata coniata nel 1986 dal maestro Frank Miller quando, dopo gli eventi di crisi sulle Terre Infinite, dovette resettare e riscrivere le origini del nostro Cavaliere Oscuro, per cui utilizzò questa semplice dicitura: anno, year one, poi c'è stato un year two e poi anche un year three, ovvero primo anno di attività, secondo anno di attività e quindi terzo anno di attività. Mentre per le prime storie l'espediente narrativo era quello del racconto diretto, quindi in tempo presente, qui invece viene utilizzato un espediente a me caro che io trovo molto interessante, che è quello del flashback, ovvero la storia parla di eventi presenti, i quali però rimandano a ricordi del passato e quindi il terzo anno di attività del Cavaliere Oscuro viene narrato attraverso dei flashback. Questo espediente, se ci fate caso, è stato poi utilizzato anni dopo anche da registi del calibro di Christopher Nolan per il suo Batman Begins e anche da Zack Snyder per il suo Man of Steel, l'uomo d'acciaio. Quindi, ripeto, storie che narrano di eventi presenti che comunque con il loro svolgimento richiamano ad eventi passati e quindi alla memoria dei nostri personaggi che tramite il ricordo rivivono appunto il passato con i cosiddetti flashback. Allora, andiamo a presentare subito la storia. Bene, si ricollega praticamente quasi al Batman Una morte in famiglia, passa qualche tempo, qualche mese. E Wolfman e Broderick ci portano, Wolfman, Marv Wolfman, grandissimo scrittore sia DC che Marvel, e Pat Broderick, un disegnatore non molto famoso, ma che comunque qui presenta dei disegni veramente azzeccatissimi per il tipo di storia che poi vi andrò a raccontare. Ci portano a approfondire l'animo e lo stato mentale di Batman dopo la perdita e la morte di Jason Todd, ovvero il secondo Robin. Se vi ricordate bene, in Una morte in famiglia, il nostro Robin viene assassinato dal Joker, dopodiché Batman e quest'ultimo, un pagliaccio del crimine, avranno una specie di resoconto finale, però il Joker pare sia morto da questo scontro, ma il cadavere non è stato trovato, per cui c'è un sentore che questo cattivone ce l'abbia fatta anche questa volta. Cosa succede? Batman adotta un comportamento, un carattere di chiusura, si chiude un po' a riccio caratterialmente con tutti i componenti della sua famiglia che al tempo erano composti da Alfred e diciamo in maniera un po' più distaccata dal commissario Gordon e quindi da Dick Grayson, che in quel periodo aveva preso appunto le vesti, il ruolo di Nightwing, perché si era staccato appunto come partner ufficiale del Cavaliere Oscuro. Quindi, appunto, dopo gli eventi di Una morte in famiglia, Batman si butta a capofitto nella lotta al crimine fra le strade di Gotham City, tant'è che trascura il suo ruolo di filantropo, di playboy e capitano d'industria come diciamo Bruce Wayne per dimenticare diciamo questa tragedia e buttarsi appunto a capofitto nella lotta contro la malavita. Quindi che cosa accade? Che ci sono, ci, c'è una, un attacco
ad alcune bande criminali, ad alcune cosche criminali della città, e Batman vuole indagare su questi attacchi. Vorrei sottolineare che questa storia, rispetto a tante altre storie, non è che sia meno dinamica, però è molto più investigativa. Ci sono, diciamo, delle scazzottate, però contornano comunque una storia di ricerca e ripeto, appunto, di flashback, di racconto di alcune origini. Il terzo anno di attività, appunto, come dicevo prima, l'anno 3, ci porta l'esordio del primo Robin, ovvero Dick Grayson. Perché? Perché, appunto, in questo momento presente, si riunisce una commissione giudiziaria, carceraria, che vuole scarcerare un gangster, criminale rinchiuso ormai da una decina d'anni, ovvero parliamo di Tony Zucco. Chi è Tony Zucco? È colui che causò la morte dei genitori di Dick Grayson, i cosiddetti Grayson Volanti, i trapezisti che facevano parte del circo in cui lavoravano, appunto, i genitori con il piccolino Dick. E quindi in tutto questo c'è un excursus temporale, quindi del passato, che viene ricordato niente poco di meno che da Alfred. Quindi Alfred è il catalizzatore che ci racconta, tramite, appunto, questi flashback, le origini e il subentro, appunto, nella vita di Bruce e di Alfred, appunto, di Dick Grayson. Nel frattempo Dick si aggira all'interno della Batcaverna e di Villa Wayne perché non trova Bruce ed è preoccupato dei suoi comportamenti e della sua chiusura caratteriale, e quindi è molto preoccupato. Qui nel frattempo si riunisce la commissione, come vi dicevo, per giudicare il possibile rilascio di Tony Zucco, e c'è tutto un excursus temporale, appunto, che ci illustra la sua giovinezza, come insomma cominciò a far parte delle bande giovanili, di come era rinchiuso nell'orfanatrofio, di come lui scappa dall'orfanatrofio cristiano, dove ci sono, cattolico, insomma, dove ci sono, che è gestito, appunto, è una specie di convento di suore, e quindi il suo ingresso nella malavita. E poi c'è tutta quanta la parte del flashback che ci illustra come lui si recò al circo Ali, appunto, per ricattare il proprietario, per dargli il cosiddetto pizzo. Ecco, qui vediamo, appunto, la scena in cui lui, ecco, con la bombetta va a ricattare il dirigente, appunto, del circo, e la fatidica scena in cui i genitori del sabotaggio, appunto, dei trapezisti, scena in cui i genitori di Dick cadono dal trapezio e muoiono sfracellati al suolo. Piccola, ecco qui la scena straziante, e qui c'è un piccolo cameo, perché c'è, ma chi lesse la storia per la prima volta non poté capire, ma lo poté capire solo dopo, leggendo la terza parte, di cui parleremo nel prossimo video, ovvero Un posto solitario dove morire. Qui fa la prima apparizione Tim, questo bambino che è nel pubblico insieme ai suoi genitori durante le esibizioni circense. Perché? Perché Tim, questo è Tim Drake, ovvero colui che poi diventerà il terzo Robin, ma questa è tutta una storia, diciamo, da approfondire successivamente. Poi Batman farà il suo ingresso all'interno, appunto, dell'arena del circo, perché Bruce Wayne è lì ad assistere allo spettacolo di beneficenza, si cambia al volo per investigare, appunto, su questa tragedia, ma lui capisce subito che si tratta di un omicidio, di un sabotaggio, perché vede che le funi sono state tagliate. In questa commissione, appunto, sul rilascio di Tony Zucco, alla fine si scopre che c'è un Alfred, appunto, che sta cercando di convincere la commissione a non rilasciare Tony Zucco, perché lui lo reputa una persona alquanto chiaramente pericolosa. Nel frattempo Bruce, nei panni di Batman, sta investigando su queste bande criminali e su chi le vuole attentare, perché a un certo punto, mentre lui cerca di sventare un traffico di droga, c'è un elicottero che spara un missile in questa sede e lui rimane sepolto tra le macerie insieme anche agli spacciatori e ai criminali. Vedete qui l'esplosione. E in tutto questo poi
Nightwing, ovvero Dick Grayson, cercherà di raggiungerlo e poi di salvarlo, appunto, perché vedete lui diciamo dietro le indagini di Batman vede che si lascia dietro una manciata di persone pestate a sangue, vedete, tipo interroga questo energumeno qui con il naso sanguinante, dice: io ho sentito una voce, niente di più, lo giuro. Ma lui non gli ha creduto, ha continuato a colpire Jackie finché Jackie non ce l'ha fatta più. Quindi si nota proprio l'esasperazione e il nervosismo di Batman dovuto appunto dall'esperienza avuta con la morte di Jason Todd. Quindi è diventato un po' più duro e un po' più violento, e Dick appunto lo segue, cerca di stargli accanto proprio per evitare che lui esageri ancora. Chiaramente lui, guardate che bello questo disegno quando Batman esce dalle macerie, quindi ci dicevo Broderick adotta un disegno veramente bellissimo che calza veramente a pennello con queste storie. Vedete anche qui con questa Batmobile tipica degli anni 90, vedete una specie di coupé con questi occhi, con questi fari, e quindi. E poi c'è tutto quanto, ecco, torna in auge il flashback, prosegue il flashback di Alfred, che ricorda quando Dick arrivò a casa dopo che Bruce lo adottò e fu accolto da lui, dallo stesso Bruce, vedete, che era un po' più giovane. Questi sono eventi che più o meno vengono raccontati sempre con una decina d'anni di distanza, per cui se all'incirca Bruce Wayne ha sempre intorno ai 30, ha un'età che è compresa tra i 35 e i 40 anni, per cui 10 anni prima Bruce dovrebbe avere circa 25-30 anni, insomma, così, se vogliamo. E qui c'è la scena in cui Bruce rivela a Dick di essere Batman, parte appunto tutto il flashback che ci illustra come ci sia stato tutto l'addestramento sia fisico sia intellettuale e mentale del nostro ragazzo meraviglia. E poi qui una bellissima splash page che ci fa vedere, diciamo, una golden age, la lotta al crimine del nostro dinamico duo. Nel frattempo, nel tempo presente, Batman vuole unirsi a questi questa congrega di criminali, perché vuole scoprire chi li sta, infatti gli propone un patto, vuole scoprire chi li sta colpendo, chi sta cercando di ucciderli. Nel frattempo Tony Zucco è completamente convinto di essere rilasciato, perché c'è un componente della commissione appunto di valutazione del carceraria che è ricattato da lui, è ricattato da Tony Zucco, perché si viene a scoprire che Tony Zucco possiede un registro, un libro nel quale lui nel passato, quando era, diciamo, all'apice della sua carriera criminale, prima di essere arrestato, ha questo registro nei quali sono contenuti tutti i segreti delle bande criminali o delle maggiori cosche criminali di Gotham City. Poi qui c'è un riferimento importante al discorso della pistola, ovvero delle armi, che in Batman riemerge un po' sempre, un discorso che era stato preso prima in Batman anno 2, in cui Batman si viene a scoprire che lui da bambino ritrova l'arma con la quale Joe Chill aveva ucciso i suoi genitori, e la conserverà perché poi vorrà utilizzarla per potersi vendicare nei confronti di Chill. Ma poi così non andrà, perché poi sappiamo che Batman odia qualsiasi tipo di arma da fuoco, e per cui si poi alla fine rigetterà questo sentimento di vendetta. Ma qui questa cosa viene riutilizzata, ma questa volta nei confronti di Alfred, che impugna una pistola come se volesse attentare alla vita di Tony Zucco nel momento in cui potesse essere rilasciato. Ma nel frattempo rinnega questa cosa, ha un momento di lucidità e butta a terra la pistola, vedete, disperato, con le mani in volto. E questa è una tematica che oltre che nei fumetti rispunta sempre fuori,
e ce l'ha portata anche di nuovo Christopher Nolan nel suo Batman Begins, ovvero quando Bruce Wayne, nello stesso momento in cui Joe Chill viene rilasciato, lui vorrebbe vendicarsi uccidendolo. Poi chi ha visto il film, noi sappiamo, noi che abbiamo visto il film sappiamo che poi così non andrà, perché poi Chill viene freddato da un sicario di Falcone, almeno nel film. Poi in Batman anno 2 sarà tutta un'altra cosa, ma poi ne parleremo in un altro video, quella è tutta un'altra storia. Però per farvi capire come questo concetto dell'arma da fuoco riemerge sempre come una tentazione che scava all'interno del carattere di tutti i componenti della Batman Family, ma poi alla fine riescono sempre a rinnegare questa cosa. Andando avanti, l'indagine prosegue, e quindi si viene, sì, praticamente non si può evitare il discorso del rilascio di Falcone. Vedete, anche qui riemerge un po' la cosa della pistola, perché Batman lo stesso disarma a un certo punto un criminale, impugna la pistola del criminale, la punta davanti agli altri criminali come se gli volesse sparare, ma poi a un certo punto la mole e la butta per terra. Perché qui, ripeto, a livello emotivo Batman è molto scosso dalla perdita di Jason Todd, quindi il suo comportamento è inquinato un po' da questa voglia di vendetta. Quindi vedete, questa cosa della pistola riemerge sempre nelle storie del nostro Cavaliere Oscuro. E quindi a questo punto Tony Zucco viene rilasciato, ma proprio sulla soglia del penitenziario, quando lui esce libero e urla Batman, proprio così diventerò il re della criminalità, arriva un elicottero, lo stesso elicottero che aveva attentato alla vita della malavita di Gotham, e fredda con un mitragliatore Tony Zucco. Quindi Tony Zucco non fa tempo a uscire dal penitenziario, viene freddato sulla soglia proprio. A questo punto Dick incolpa Batman, pensa quasi che lui fosse a conoscenza di questo attentato e che abbia permesso che questa cosa potesse accadere, ma poi Bruce confida a Dick che lui non era per niente a conoscenza di questo evento, e che lui comunque, se avesse saputo ciò, comunque avrebbe cercato di evitare la morte di Zucco, nonostante quello che lui aveva fatto in passato. Ma e poi, diciamo, riparte un'indagine e si viene a scoprire che praticamente quel componente della commissione d'inchiesta di rilascio carcerario era, abbiamo detto, ricattato da Tony Zucco, perché all'interno di quel registro, di quel libro nero che possedeva, c'era anche il suo nome e delle malefatte che lui aveva combinato in passato. Per cui poi si verrà a scoprire che questo registro alla fine non era altro che conservato nel campanile dell'orfanotrofio dove Tony Zucco era cresciuto, e dove, guarda caso, in maniera coincidenziale anche Dick era stato accolto dopo la morte dei genitori prima di essere adottato da Bruce. E qui arriva appunto Taft, questo componente della commissione carceraria, che cercherà di attentare alla vita di Dick sotto i panni di Nightwing, chiaramente. E c'è una scena emblematica che richiama un po' a quella di una morte in famiglia. Infatti Taft cercherà di far fuori Dick con, guardate un po', con una piedi di porco chiave inglese, che era la stessa tipologia che aveva utilizzato Joker per uccidere Jason Todd. Quindi c'è questo parallelismo per cui Batman da lontano scorge questo atto, questa cosa, e gli diviene in me, guardate qui la disperazione. Quindi lui ha paura che Dick possa morire della stessa morte di Jason Todd, scappa, cerca di salire sul campanile, ma Dick, con la sua agilità e la sua freddezza, riesce a disarmare Taft. E quindi, morale della storia, Dick è un uomo, quindi è in grado di difendersi da solo, non è come Jason, e quindi non ha più bisogno della protezione di Batman. E questa è una cosa che Bruce poi capirà alla fine di questa storia. E poi Taft farà una brutta fine, perché cercherà di aggredire di nuovo Dick, ma inciamperà, Dick si scosterà e lui cadrà dalla torre del campanile, si porterà dietro quel registro con tutti i nomi che andranno cancellati
tra le tra l'acqua, tra le gocce della pioggia, e quindi i nomi e tutte le informazioni del registro non potranno essere utilizzate dai nostri eroi. La storia finisce poi in maniera, quindi dicevo, con una morale. Bruce capisce che Dick ormai è un uomo, quindi non ha più bisogno di essere afferrato, salvato, e Dick in tutto questo si reca al cimitero a trovare le tombe dei suoi genitori. Molto bella come storia, ripeto, ma purtroppo passa sempre un po' in sordina, perché non ha la stessa rilevanza, e non capisco per quale motivo, di altre storie più blasonate, come che sono sempre bellissime, però io questa la metterei comunque insieme a quelle importanti per conoscere la storia e la vita del Cavaliere Oscuro. Piccola nota in, diciamo, come ho fatto anche con il video precedente, vi dico dove è stata pubblicata questa storia. Allora, inizialmente io la lessi e la acquistai sempre sul quindicinale della Glenat, appunto, che usciva inizio anni 90. Eccolo qui, questo è il primo numero, parliamo del numero 33 di Batman Nuove e Vecchie Super Storie del gennaio 1994. Me lo ricordo perché facevo le scuole medie, e guardate queste bellissime. Poi le copertine originali sono tutte disegnate da George Perez, guardate che bella questa copertina, stupenda. E poi proseguì sul numero 34 del febbraio del 1994, sempre di Batman Nuove e Vecchie Super Storie. Quindi se volete un'edizione economica e di facile reperimento, potete recuperare questi due spillati, ok, eccoli qui, oppure potete recuperare il cartonato che vi ho illustrato durante il video, che è il Grandi Opere DC della Rulion. Eccolo qui, il numero 108 di Grandi Opere DC della Rulion, eccolo qui, vedete. Oppure ve lo mostro qui di fianco, il numero 5 di Batman La Leggenda delle edizioni Planeta, edizione Platino, cioè quella che uscì in edicola in allegato, mi sembra, a Panorama. Bene, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Chiaramente non perdetevi il prossimo, che concluderà questa trilogia da me coniata come trilogia della famiglia, che parlerà dell'ultima storia, ovvero Un posto solitario dove morire, nel quale parleremo sempre di un componente della famiglia, della Batman Family, le cui gesta risuonano fino ad oggi. Quindi un personaggio che è nato allora, ma che tuttora oggi è ancora sulle pagine delle storie, delle pagine dei fumetti del nostro Cavaliere Oscuro. Bene, cari Argonauti, io spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like, commentate, soprattutto condividetevi, iscrivetevi al canale perché è gratuito e parliamo di cose belle ed interessanti. E cliccate sulla campanella per avere i consueti avvisi. Ciao e alla prossima!